applicazioni, quindi comunque erano dei suoni anche un po' magari più facili per persone che magari non avevano una grande passione di genere, insomma, no? Sì, Eugenio, Quindi. senti una cosa. Come si può rimanere comunque, cerca di dire ai nostri ascoltatori come si può rimanere aggiornati sui vostri eventi, se ci sono pagine social oppure siti Allora, internet? sui social siamo molto attivi, ci potete trovare su Facebook, abbiamo la pagina ufficiale di Zoo, poi c'è Zoo Shaman, Pescara Clubbing, abbiamo la pagina su Instagram, siamo presenti su tutte le piattaforme social, abbiamo un sito web e la comunicazione la facciamo prevalentemente sul web, di cartaceo facciamo più che nulla. Sì, quindi avete abbandonato la vecchia scuola del PR per strada che. Sempre, non ci Ah, abbiamo quella. mai creduto in queste cose. Ah, ok, perfetto. Guarda, io prima di lasciarti, che abbiamo parlato già più di un quarto d'ora, ti vorrei fare la solita domanda gioco che facciamo ai nostri ospiti, più che gli ascoltatori. E la domanda è un po' inerente sul tuo campo, anzi, è inerente al tuo campo. Dove è nata comunque la musica house? Vediamo un po' se sei La musica preparato. storicamente è nata a Chicago. Esatto, negli Stati Uniti. Io ti ringrazio e ti dico che comunque con questa risposta che è giusta ti sei beccato per te e tutti gli altri 30 persone dello Zoo Bar. Se venite a Roma per cercare di organizzare un evento oppure se venite semplicemente a Roma per farvi una passeggiata potete andare al caffè letterario Mameli 27, via Mameli 27 a Trastevere e ci avete la prima bevuta con uno sconto, quindi del 10%. Basta che dite, guarda, siamo ragazzi dello Zoo Bar, veniamo qua perché siamo intervenuti a Talk to Talk di Radio Roma Futura. E Eugenio, io ti lascio fare gli ultimi giri che stai facendo per il tuo prossimo evento. E ti ringrazio per essere intervenuto e Facciamo un in invito. bocca al lupo per tutto, per tutti questi grandi Ah, eventi, per grazie. quest'estate. E invito poi tutti quanti i nostri Ovviamente ad ascoltatori andare. a seguire queste persone sui social, Anche ad Zubar, ed andare, ovviamente. andare a questi grandi eventi. Molto probabile, io sto facendo già un pensiero per i Chemical Brothers, non si sa mai. Siete benvenuti, ragazzi. Grazie mille Eugenio, buon proseguimento di giornata. Ciao, Grazie mille a voi. A ciao, voi, ciao. buon lavoro. Grazie, ciao, ciao. Daniel, a questo punto io faccio una piccola excursus, come si dice? Excursus per quanto riguarda la musica house. La musica house è vera, è nata a Chicago, è un genere musicale che appartiene all'electronic dance music. Nato nelle discoteche proprio di questa città americana nella prima metà degli anni 80, è fortemente influenzata dalla disco music. Ha degli elementi che vengono dal funk, del tardo anni 70 e quant'altro. Il primo DJ famoso che ha fatto vivere questa musica è Frankie Knuckles. Penso di averlo pronunciato discretamente, non dico bene. Soprannominato The Godfather of House. A questo punto, Daniel, siamo arrivati al momento, al solito momento, piccola parentesi, un'altra piccola parentesi che lo voglio aprire, un altro post scriptum. Cioè, sti ragazzi sono veramente in gamba, Sì, comunque, sono organizzare. eventi che non si organizzano facilmente, immagino, e soprattutto in una realtà come quella di Pescara che ha, come dicevi tu prima, un determinato tipo di turismo e prendere questi, cioè far sì che i giovani vadano effettivamente per quel determinato motivo, sicuramente è una cosa non da poco e ci sarà sicuramente un lavoro dietro non immaginabile. Penso che ci sia un'organizzazione Sì, ma c'è una dietro, grande organizzazione, ma e poi una ripeto, voglia di portare fare e di arrivare. persone di questo comunque ambito, di questi DJ, questi DJ set, non solo, questi cantanti come i Chemical Brothers, che sul territorio abruzzese, come un grande evento, ricordiamo, i Chemical Brothers canteranno, suoneranno a Milano e poi a Pescara, grazie proprio allo Zoo Bar, è un qualcosa che veramente fa capire il lavoro e quanto sono bravi questi 30 persone che stanno dietro a questo progetto. Poi 30 persone non sono poche, cioè No. parliamoci per cercare di organizzare, quindi faccio anche i complimenti a Eugenio Laurenzi per il lavoro che fa e a tutti gli altri ragazzi. A questo punto siamo arrivati a quel momento che abbiamo cominciato a lanciare dalla scorsa settimana, che è il cosiddetto momento Summer Hits. Esatto, l'angolo Summer Hits La scorsa settimana abbiamo mandato due pezzi del 2015. Quest'anno? del Quest'anno, 2010, quest'anno del 2010. questa settimana del 2010, le vuoi lanciare tu le canzoni che so che ti piacciono molto, poi sono sempre inerenti al tema dell'estate e anche Sì, della piacciono discoteca. veramente tanto tutti, oltretutto. E allora, la prima è Bob Sinclair e Sahara Feat Shaggy, I Wanna. E l'altra è David Guetta, Fergie, Chris Willis e gli LMFAO con Getting Over You. E a questo punto ci ascoltiamo questi due pezzi. It's your lover, Shaggy.
alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! Me. Got me stunned by her natural beauty. Game tight so she can't refuse me. Lyrical skills so she start pursuing me. She tell me yo she don't want to lose me. Hear a sweet talk and she starts seduce me. Cute me do some around shoot me. See that booty, loving you is my duty. Girl I like your style. Just the way you dress, nothing is too revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl it's driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Girl I can't hide my feeling, so revealing. My heart is up for stealing. Wonderful words read like I'm quoting. Girl, it's clear what I'm promoting. Can't pass my way without touching a groping. Girl, I feel like eloping. Yes, I'm hoping. Honeymoon, let's go sloping. Girl, I like your style. Just the way you dress, nothing is too revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Girl, I can't hide my feeling. So revealing. My heart is up for stealing. I'm a party and party and party and party.
then you know, yeah, you know what I'm talking about. There's no getting over. Rieccoci in diretta, nuovamente dopo le Summer Hits del 2010. Daniel, tu mi hai detto di prendere queste due canzoni, questi due DJ, David Guetta e Bob Sinclair. Devi spiegare il perché. Perché sta in Ibiza. Quindi giustamente noi adesso entriamo un pochino nel discorso, anche se comunque già con Eugenio lo stavamo già affrontando relativo al... un po' il mondo della discoteca, della Noce Loca, e parlando anche di Ibiza, perché so anche che tu ci sei stato lo scorso anno. Esatto, quindi effettivamente è un po' il regno del summer party, ma anche non summer, insomma è sempre un party Ibiza, è sempre festa. E sì, Bob Sinclair e David Guetta hanno... tutti e due una serata fissa al discoteca Il Pascià. E ovviamente i prezzi non sono... Vabbè, comunque quando c'è queste personalità della musica... Sì, anche dance, perché sono proprio residenti, è proprio una serata con anche le scenografie, le ballerine, è tutto dedicato a loro, al tema della loro serata. Eh sì, poi diciamo che Ibiza a inizio maggio, cioè è cominciata a fine, chi a inizio, a chi a fine maggio ha cominciato le grandi discoteche ad avviare questa stagione estiva che si andrà a concludere verso la fine di ottobre, quindi già si sta vivendo queste nottate, la Noce Loca, proprio come dicono lì, ad Ibiza. Cioè, Ibiza organizza all'inizio, prima che aprano ufficialmente le discoteche più importanti, organizza... diciamo degli eventi, per esempio per i ragazzi Erasmus, che hanno degli sconti per poter entrare nelle discoteche, per poter bere, e sono solo ragazzi Erasmus, cioè tu devi certificare che sei un ragazzo Erasmus, e non Erasmus in Ibiza, di qualsiasi punto tu prendi e parti, vai a Ibiza se sei Erasmus, e hanno degli sconti, quindi puntano tutto su questo, cioè veramente il regno della... Sì, vabbè, questo è il turismo ad Ibiza, funziona in questo modo. Esattamente. Anche perché chi va ad Ibiza va per ballare, non di certo, anche per il mare, perché comunque il mare è bellissimo. È bello, che il mare di quell'isola è molto bello. Non so se tu sai che comunque lo Space, stiamo parlando sempre di Ibiza, che ha riaperto comunque il 29 maggio, quindi di recente, quest'anno compie 27 anni di attività. Pensa che cosa faranno, visto che allo Space si fa l'after. Esatto, pensa cosa può succedere dentro lo Space, ma soprattutto sai che poi dopo quest'anno i proprietari saranno costretti a spostare il locale da un'altra parte, quindi non sarà più il locale storico lo Space, ma già dal prossimo anno cambierà tutto quanto. Ma location? Cambierà proprio location. Ah, ok. E quindi, però rimane Ibiza. E certo, rimane lì. E quindi ti toccherà ritornare un'altra volta in Ibiza per vedere lo Space. Io non ci sono stato. Non sei stato allo Space. Non ho fatto l'after allo Space. Quindi non hai fatto nulla Ibiza. Non ho fatto nulla. Cioè, sei andato solo allo schiuma party dell'amnesia. No, sono stato. No, sono andato. Però facendo un ragionamento ho detto effettivamente è quello che mi conviene di meno dall'after, perché... Vabbè, comunque non me reggeva. È il Bora Bora? Come ci sei andato al Bora Bora? Visto che comunque si sta parlando anche di Pescara che fa queste iniziative. Non sono andato al Bora Bora, quelle cose un po' bore bore le ho lasciate a chi è un po' più boro boro. No, però so che tu sei un amante di una DJ che adesso penso che è diventata DJ. Prima non era DJ, campava comunque sulle spalle del nonno. Come personaggio social di Parigi.